Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi lascio la ricetta del soda bread, un pane che si fa in pochissimi minuti e non richiede lievitazione. L'agente lievitante è il bicarbonato di sodio che si attiva col calore, quindi quando lo metterete in forno otterrete la lievitazione. Spero che questa ricetta possa esservi utile. Su questo canale trovate anche la ricetta della focaccia e anche del pane in cassetta da fare appunto in casa. Se la ricetta vi piace, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per vedere altre ricettine e altri video, commentate, fatemi sapere come state e se anche voi, insomma, in questo periodo state facendo il pane in casa e che ricetta state utilizzando. Io vi saluto, seguite la ricetta e mi raccomando, state a casa. Ciao! Vediamo gli ingredienti. In questa terrina ho mescolato 350 g di farina bianca e 350 g di farina integrale, ma volendo potete usare o solo farina bianca o solo farina integrale. Avremo bisogno di un po' di olio, 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio. Useremo il latte, sono 400 ml di latte a temperatura ambiente. Io userò anche un pochino di avena. E il sale, metteremo una bella manciata di sale e lo zucchero, un cucchiaino di zucchero. Allora inizio mettendo nella terrina dove c'è la farina, mettendo appunto gli ingredienti che vi ho detto. Quindi cominciamo con lo zucchero, mettiamo i 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio. Vedrete, è una ricetta veramente semplice e super veloce. Quindi andiamo a mettere il sale. Vabbè, questo è poco, mettetene di più, una bella presa di sale. E quindi diamo una bella mescolata a questi ingredienti. Unisco al composto anche 2 cucchiai di avena. Ma volendo potete mettere anche delle uvette, insomma, delle noci, quello che preferite. O niente. E mescolo il tutto. Adesso inserisco il latte e poi comincio a mescolare in maniera molto delicata. E la pasta deve risultare piuttosto bagnata, insomma, umida, non deve risultare secca. Se dovesse essere secca, allora mettete un altro pochino di latte. Allora io ho usato il latte, ma volendo si può usare anche il latticello. Basta unire al latte un pochino di limone e il latticello dà una consistenza ancora più morbida a questo pane. Trasferiamo la pasta sul piano da lavoro e la lavoriamo per pochissimo tempo, meno di 3 minuti. Quindi siate veloci, fate una bella pagnottella e poi andatela a mettere sulla vostra teglia. Sulla teglia mettete un po' di farina. Cospargo la superficie della pagnotta con un pochino di olio d'oliva, oppure ci potete mettere anche del burro fuso, oppure del latte, un po' di uovo sbattuto. E poi ci vado a mettere anche una manciata di avena perché mi piace. Quindi metto l'avena che si appiccica. Con un coltello andiamo a praticare dei tagli in modo da creare una croce perché il soda bread ha questa forma qua, questa decorazione. Quindi facciamo questi tagli che devono essere abbastanza profondi. Inforniamo la nostra pagnotta nel forno preriscaldato a 200 gradi. Se fate una pagnotta piuttosto piccola, 20 minuti sono sufficienti, altrimenti da 30 a 40 minuti sarà il tempo di cottura, ma anche di più se fate una pagnotta più grande o insomma dipende dal forno. Questo è il pane appena sfornato. Capite che è pronto perché dovete batterlo e deve fare un rumore tipo un toc toc così. Spero che questa ricetta vi sia stata utile, spero che questo pane, insomma, irlandese vi piaccia, vi ripeto, ha una pasta piuttosto densa. E fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi un commento e vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Mi raccomando, non mancate, ciao!